Bentornati su Kirby Triple Deluxe. Dobbiamo andare a fare delle dell'avventura, quindi direi subito di iniziare perché non voglio perdere troppo tempo, insomma. Dell'avventura. Dunque, tempi record ovviamente non ho ancora fatto niente, quindi nuovo gioco direttamente, dai. Dedede si fa protagonista in Dedede all'avventura. Il re corre contro il tempo. Qui troverai meno oggetti salvavita rispetto alla storia, alla modalità storia. Quindi attenzione perché potreste morire di più. Anche se con Dedede non morite, fidatevi. Al martello. Quindi è OP. Quindi guadagna il tempo usando i buchi warp. Trova i buchi warp e salta ai livelli successivi. Funzionano come comore scorciatoie. Cercherò di prendere il più possibile di buchi warp. Comunque, perfidi boss deluxe. Scontrati contro i boss deluxe. Scontrati con i boss deluxe lungo il percorso e affronta una terribile vendetta alla fine. Mi ricorda qualcosa quel boss che è racchiuso in quella scatoletta quadrato blu. Sarà la mia immaginazione. Lasciamo perdere, andiamo avanti direttamente. Dunque, come vedete dallo schema inferiore, lo faccio vedere per 3 secondi, c'è un timer. Quindi attenzione, perché c'è un timer e prima fate questo, prima finite l'avventura di Dedede, prima finirete tutto quanto. Se non erro abbiamo visto, cioè ho visto nella parte finale, perché non ho inquadrato lo schermo inferiore, che potete inviare i vostri risultati della modalità avventura con Dedede, Dedede all'avventura, non un'avventura con Dedede, che sono praticamente passabili via Street Pass i risultati, quindi se volete farvi fighi cercate di fare il meno tempo possibile. Io non ci riuscirò a fare il meno tempo possibile, ma mi darò il mio da fare. Dunque, Dedede, finalmente Dedede all'avventura. Su questa terra non regnerà qui in Sectonia, no! Qui regnerà solo il re. Autoproclamato re di Dreamland si lancia all'avventura. Allora, ha vari attacchi. Martellata, con la barra piena onda martello, scatto più B martello rotante Dedede, caduta rapida, martello rotante, turbine martello. Insomma, gli attacchi li vedete qua. Io già li ho imparati perché ho già fatto un pezzo dell'avventura con Dedede in un altro file. E quando dico un pezzo vuol dire l'ho iniziato, ho visto Dedede com'era e ho spento. Quindi, si va avanti all'avventura, come dice il titolo della modalità, insomma. Sta piovendo, quindi se mi si spegne il computer devo ricominciare la registrazione. Perché? Perché se va via la corrente non ci posso fare nulla, no? Dunque, non pensiamo a questo e andiamo avanti direttamente. Sto cercando anche di finirlo nel minor tempo possibile, non solo perché voglio finirlo il meno tempo possibile, ma anche perché dovrei anche continuare i miei studi, sapete com'è, ho l'esame, quindi... Dunque, questo è l'attacco caricato di Dedede, lancia un missiletto strano che taglia l'erba. Volendo potete anche usare il martello inceneritore, qua o come si chiama, insomma. Questo, che è sempre fuoco, eh. Ecco qua. Potete trovare vari portachiavi in questi livelli. Un'altra cosa che potete trovare, anzi che non troverete, sono le pietre del sole. Infatti queste ultime saranno rimpiazzate da vita, in sintesi. Ah, non mi ha ancora colpito nessuno. Appena l'ho detto, l'ho appena detto. Qui ad esempio, se non erro, c'è un portale. Esatto. Vai. Oh mio Dio, che pioggia torrenziale. Speriamo davvero che non si spegne il PC. Dunque, e sia avanti. Cercherò di, come ho già detto 2 secondi fa, di prendere più tunnel possibili. Tunnel dimensionali, insomma. Se magari qualcuno di voi si arrabbia perché, ah, prendi tunnel e non fa vedere la strada principale, sappiate che potete prenderli anche voi. E questa è una sfida non per prendere portachiavi, non per prendere collezionabili, ma semplicemente per finirla più in fretta possibile. E Dedede è leggermente OP, quindi sì. Inoltre, dato che ho finito da poco tempo un altro file di Kirby Triple Deluxe, nella storia principale intendo, mi ricordo la maggior parte delle cose dove sono nascoste, eccetera, eccetera. Se sto parlando troppo in fretta, vi prego di scusarmi, ma non me ne accorgo quando parlo io. Quando se parlo troppo in fretta, intendo. Dunque, un esempio di sfere, un esempio di pietre del sole rimpiazzate è qui dentro. Qua c'era una pietra del sole, adesso ci sto una vita. Facile, vero? Nient'altro, non ho nient'altro da dire, si va avanti, fine. Certo, potrei far vedere tutte quante le cose senza tunnel warp, eccetera, però... Cioè, se li trovo è meglio. Poi li prendete pure voi, magari... Se volete esplorare il resto dell'avventura, fatelo da soli. Tanto, questo let's play e tutti quanti i let's play che faccio sono esortativi a farvi comprare il gioco, alla fine. Per farvi conoscere il gioco e anche per farvi capire dove sono alcune cose che avete mancato. Altrimenti non farei let's play a determinati giochi, insomma. Raramente faccio giochi però che sono difficili da trovare.
Se non erro ne ho fatto uno poco tempo fa. E ho già in mente di fare un altro let's play abbastanza carino, ma non vi dirò ovviamente qual è. Ma evitiamo di pensare a queste cose che devo fare gli esami, per favore. Dunque, devo ancora essere colpito a quanto pare. Oh mio Dio, stavo rischiando. Sì, devo ancora essere colpito perché ho ancora il raggio di energia. E dunque, sì, potrei saltare questo pezzo perché non concludere niente se non un portachiavi. Ma ricordatevi che è il secondo portachiavi che troviamo, eh. Quindi se è un portachiavi nuovo, alla fine di questo pezzo, insomma, di questa parte, vedremo se il portachiavi nuovo, cioè se è un portachiavi nuovo o no. E vediamo se ho fatto bene a prenderlo. Io sono arrivato a circa 160 portachiavi. Lo vedremo più in là, alla fine di questo, dell'avventura di Red Dead, perché non me lo ricordo, insomma. Ok, si va avanti allora, dai. Corri, Red Dead, corri. Ok. Qua ci sta una moneta, tipo, sì. Ah, da notare le monete a forma di stella sono rimpiazzare da conigli. Non mi chiedete il motivo. Perché dovrebbe essere rimpiazzare da conigli? Waddle Dee, bandana di, scusate. Ovviamente si è notato quando ho fatto vedere lo schermo inferiore prima, che non serve neanche dirlo, ma c'è lo slot per le cose extra, tra virgolette. Ok, Dado Pagos, non mi serve assolutamente niente. La maggior parte dei mini boss che troviamo, che troverete, sono di X. E qua ci sta qualcosa, sì, un portachiavi. Qua c'era il portachiavi raro, nell'avventura, intendo. E fine. Bong. La prossima volta che giochi seleziona ok per riprendere da questo punto. È un checkpoint di salvataggio. Un checkpoint di salvataggio. È un checkpoint, insomma. No, niente. È un checkpoint, fine. Non penso di dovervi dire nient'altro. È un checkpoint. Per chi non sapesse cosa significa, è un punto di salvataggio momentaneo dove possiamo riprendere l'avventura. In questo caso non è momentaneo, ma è perenne, finché non sovrascriviamo i dati di salvataggio. Un po' come salvare normalmente, in sintesi. Però mi volevo spiegare così. Sto cercando di finire più in fretta possibile, ed è la settima volta che lo dico, ma non vorrei davvero un... non si dice guasto. Non vorrei un problemi di corrente elettrica, insomma. Mi spiace, già ti vedo. Ok. E qua sta un portachiavi normale, bene. Che bello l'avventura di DDD comporta l'acquisizione, scusate, di vari portali. Portali? Volevo dire portachiavi. Sto ancora pensando ai portali di prima. E a tal proposito... A tal proposito niente, si continua e basta. Ok, vai. Stavolta 3. Vabbè, questo già l'abbiamo fatto durante l'avventura principale, quindi non penso sia necessario al 100% farvelo vedere, ma ve lo faccio vedere lo stesso, perché sì, ecco perché. Là c'è una vita e basta, vai avanti. Eh sì, questo era il tuono. Tuoni e fulmini in casa Tonks. Mio Dio, cosa ho appena detto. Lasciamo perdere, per favore. Finiamo questo video. Mi schiaccio se ci sono tuoni e fulmini, ma pazienza. Penso che vi possiate abituare anche per un solo video a tuoni e fulmini. No, la prima volta che siamo stati colpiti. Sai che ti dico, uso comunque il ricostituente. Perché? Perché mi va. Oh, ci sono andato molto liscio, ci sono andato. Ci sono andato molto liscio, che diamine di frase era. Vabbè, pure questo è facile, non è che... Dovrebbe essere così, sì. Non è che dovrebbe essere, è così. Infiammami. Burn, baby. Speriamo delle idee nel cielo. Ah, ecco, c'è un portale. Ok. Siamo in un'altra parte di un altro livello. Che bello. Aia, stupido. Non mi ricordo come ti chiami. Sei quello che dà l'abilità spino, se non sbaglio, però. Quindi almeno quello me lo ricordo. No? Ok. Oh, piano. Ah, peccato. Vorrei tanto avere l'abilità scarabeo, non scarafaggio. Però non possiamo, perché non siamo Kirby. È un grandissimo peccato. Allora, dietro, se non erro era questa la strada, dietro quello grande. Grande, da notare. Come fleur de la cure. Lasciamo perdere, va. E invece caramella, anzi si chiama Bonbon. Ho sbloccato un portachiavi nell'altro file in cui dice che si chiama Bonbon. Quindi, buon per me. Ok,
scorriamo un'altra volta perché non voglio perdere tempo. Wow, la velocità. È stupendo perché con l'abilità martello si è già abbastanza veloce. Un consiglio, non prendete la prima gondola, è meglio, si fa prima. Bla 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 bla. Dicevo, con il bonbon già si è abbastanza veloci, quindi non dovrete preoccuparvi per niente. E con l'abilità martello, con questo attacco, si va abbastanza veloci, ancora di più. Quindi è ancora meglio, tra virgolette. Ah sì, sto pezzo. Vabbè, dovrei riuscire a sorpassare questo pezzo senza problemi. Vai, fuoco. Ok, vai. Corri, direte. Sei tutti noi. E qua c'è un altro portale. Yeah. Da notare la musichetta che c'è durante i portali, eh. E siamo arrivati all'ultima parte dell'avventura con Derede. O forse no. Comunque, come potete notare dalla canzoncina e dallo sfondo, abbiamo raggiunto l'ultima parte del mondo 1, tra virgolette, dove dobbiamo andare ad affrontare Flowery Woods. Piccolo problema: non dobbiamo affrontare Flowery Woods, come ha detto inizialmente il messaggio, tra virgolette. Infatti questo è un Flowery Woods un po' diverso. Eccoci di fronte a Flowery Woods DX. Aia. Ah. Mi sono messo nel posto esatto per ucciderti. Già sei a metà vita. Wow, fai schifo, Flowery. Vabbè, sei il primo boss. Comunque ho maximo tomato grazie a quel waddle di bandana di, scusate, quindi sto a posto. Come potete notare, gli attacchi dei boss di X sono leggermente diversi da quelli che potete potete appunto ricordare degli altri boss. Ad esempio, Flowery Woods non aveva quel quell'attacco che si alzava in cielo e vi veniva addosso con le spine. Oppure quell'attacco spinato verso il basso non vi colpiva in quel modo. È leggermente diverso in sintesi. Non che sia troppo difficile, ma c'è comunque questa cosa. Poi ad esempio quell'attacco lo fa più volte. Ah, c'ero quasi. Adesso arriva il suo ultimo attacco, se non sbaglio. Questo, con le spine, ancora peggio. Dovrebbe fare più danno, se non erro. Ok, vai. Ah, vedete, fa più male? Penso che anche il l'hitbox, tra virgolette, sia diverso. Aia, spinone giganti. Ah, c'ero quasi, dai. Allora? Ah, ancora questi, i fiori malefici. Dai. Dai, manca poco. Ok, l'ho finito in 10 minuti e 2 secondi. Adesso lo vedrete, perché sì. E abbiamo finito l'avventura, direte all'avventura. O forse, meglio dire, abbiamo finito il primo livello. Ci sono 6 livelli. Questo cosa vuol dire? 6 parti extra. 6 parti di direte dell'avventura. Quindi, nella prossima parte di Kirby Triple Deluxe, innanzitutto vediamo se abbiamo sbloccato Bouncy. Questo qua è nuovo? Sì, è nuovo, si chiama Elil. Ah, perché, oddio, perché è un'anguilla. Comunque, Bonker ce l'abbiamo già, perfetto. Abbiamo sbloccato solamente 2 portachiavi nuovi. Nella prossima parte andremo avanti attraverso quel portale specifico, verso il livello 2 dell'avventura di Dedede. Perché mi viene l'avventura di Dedede? Di Dedede? È Dedede all'avventura. Perfetto. Alla prossima parte. Yeah.